5 anni e mezzo di carcere sono stati chiesti oggi dal PM di Milano Luigi Orsi per Pierangelo Daccò, il faccendiere processato con rito abbreviato nell'ambito dell'inchiesta sulla bancarotta dell'ospedale San Raffaele. Un camion non ha rispettato le norme di sicurezza e ha tentato di attraversare un passaggio a livello in chiusura nel Bresciano, finendo investito da un treno, 2 i feriti gravi e una 15ina i contusi tra i passeggeri. L'incidente è avvenuto tra Borgonato e Bornato sulla linea Brescia-Iseo-Edolo. Il treno, che stava sopraggiungendo, partito da Brescia alle 7.58 e diretto a Breno, ha azionato il freno di emergenza ma non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Via libera l'accordo tra maggioranza e PDL sull'IMU a Palazzo Marino, 28 milioni e mezzo di sconti per le seconde case con affitti regolari, negozi di vicinato, le onlus e le start-up. Resta l'aliquota 0,4 per la prima casa, ribassata a 0,35 per le case di categoria A4 e A5. Il Dalai Lama Tenzin Gyatso, da ieri in visita a Milano, questa mattina ha visitato il Duomo. Accolto da Monsignor Luigi Manganini, arciprete del Duomo, la massima autorità del buddismo tibetano, ha visitato la cattedrale ambrosiana e si è soffermato davanti all'altare centrale. Al Dalai Lama sono state spiegate le caratteristiche architettoniche dell'edificio religioso e il significato delle vetrate e della luce nell'ambito dello stile gotico. 4 pluripregiudicati sono stati arrestati dalla DIA di Milano al termine di un'indagine antiusura. La DIA ha operato anche un sequestro di beni immobili per 1 milione di euro provento degli illeciti guadagni. Gli arrestati, ritenuti contigui alla criminalità organizzata calabrese, tra il 2008 e il 2009 hanno concesso a un imprenditore milanese in gravi difficoltà economiche prestiti per più di 1 milione di euro a tassi del 40% mensili. Il Comune di Milano cede alla provincia il 18,6% della holding autostradale Serravalle e in cambio riceverà il 14,5% di SEA, la società di gestione degli aeroporti di Linate e Malpensa. Il Comune acquisirà così circa il 69,4% di SEA, quote che presto saranno messe a bando. Il Comune studia il rilancio dei limiti di velocità in tutto il centro storico. Palazzo Marino vorrebbe abbassare il limite a 30 all'ora in tutta la zona in cui è attivo il ticket per area C. Zone a bassa velocità anche in periferia, da Baggio all'Isola. L'assessore Maran annuncia, inizieremo entro fine anno. È febbre azzurra a Milano, la città attende la semifinale degli europei tra Italia e Germania. Il Comune ha deciso di installare un maxi schermo in piazza del Duomo. Domani sera si attendono migliaia di persone, sarà possibile vedere la partita anche in piazza Beccaria, dove rimane attivo l'altro maxi schermo installato per gli europei.